Martin Morris, targata Roma T53094, parcheggiata a 80 cm dal marciapiede che non consente all'appuntato Ricci di svicolare rispetto alla macchina di Moretti. Io sono del parere che i due giornalisti che hanno scritto il libro dicano il giusto quando fanno risalire quell'automobile alla società Poggio de Venose, che aveva sede in Roma in Piazza della Libertà 10, sullo stesso pianerottolo della società Granoli Immobiliare, tutte e due società di copertura dei servizi segreti. Casualmente stanno tutte là queste automobili strane, così come là sta, anche questo è un personaggio un po' strano, questo Bruno Barbaro, che casualmente è il cognato di Bruno Pastori Stocchi, che casualmente fa l'addestratore degli uomini di grado in Sardegna, e c'ha là una società che casualmente vende caminetti soltanto allo Stato, si chiama Impresantex, è un'altra società di copertura dei servizi segreti. Il geometra della società dichiara che il padrone non voleva vendere i caminetti perché faceva riunioni insolite con alcune persone. Casualmente il bar Olivetti viene chiuso un mese prima e viene riaperto 5 mesi dopo, tutto casualmente. Casualmente le Brigate Rosse, che non avevano mai usufruito di abiti di compagnie aeree, quel giorno vanno con gli abiti delle compagnie aeree, perché? Per passare inosservati, dice qualcuno, ipotesi giusta, ma non è che gli abiti servivano a farsi riconoscere da qualcuno non italiano che non li conosceva? E c'è una dichiarazione di un altro responsabile di Gladio della NATO che dice che 48 colpi di arma da fuoco sparati in modo brillante, perché là bisognava non uccidere Moro, perché se si trattava di uccidere Moro poteva sparare chiunque, ma lì bisognava sparare a 5 persone senza uccidere Moro, senza ferirlo. E c'è una dichiarazione di un signore che dice all'epoca, ma chi ha sparato non è italiano, perché in Europa sono 4-5 le persone in grado di sparare in quel modo e con quell'efficienza e in quei tempi e con quell'arma e in quelle condizioni, 4-5 in tutta Europa, e quindi probabilmente le divise servivano a farsi riconoscere da qualcuno. C'è un aereo molto strano che atterra a Roma quella mattina alle 8:30, un aereo che parte da Beirut e che è diretto a Ginevra, e invece casualmente si ferma a Roma alle 8:30 e sempre casualmente parte alle 10:30 da Roma. E su questo aereo c'è una dichiarazione di un personaggio, Absitinuia Verbis, P2, generale Santo Vito, il quale minimizza, così come Santo Vito, che appare più brigatista di Franceschini, alla domanda della magistratura, come mai 98 colpi di arma da fuoco non hanno ferito Moro e hanno ucciso i 5 della scorta, Santo Vito, da capo delle Brigate Rosse, ovviamente scherzo, dice i brigatisti erano tiratori eccezionali, smentito da Cuccio e Franceschini. Ma lo dice Santo Vito, che è uno dei capi dei nostri servizi segreti. Ma Santo Vito, è bene ricordarlo, con Musumeci, P2 pure lui, e Giovannone, furono arrestati negli anni 80 non solo perché favorivano il traffico d'armi BR Op, portando a casa lauti guadagni per sé, per loro, ma furono arrestati, e lo Stato mise segreto di Stato, anche per la vicenda dei due giornalisti che scomparvero in Medio Oriente e che scomparvero il giorno in cui andavano a fare un sopralluogo in un campo di addestramento dell'OP
nel quale avevano notato che si addestravano le Brigate Rosse, che entrambi erano addestrati da uomini di grado NATO italiani. Anni 70, Washington. Onorevole, lei deve smettere di perseguire il suo piano politico per portare tutte le forze del suo paese a collaborare direttamente. Il nostro è un avvertimento ufficiale, veda lei come lo deve intendere. Washington, ad Aldo Moro queste parole le dice Henry Kissinger. 1974, 4 agosto, Moro alla stazione Termini sale sul treno Roma-Monaco, che detto così non vuol dire niente, detto Italicus vuol dire molto. Quel treno salta nella galleria di San Benedetto Valdisandro, ma Moro alle 20, il treno parte alle 20.05, alle 20.03 due uomini dei servizi segreti lo fanno scendere, dicendo che deve firmare documentazione importante. Ora, la magistratura non ha individuato i responsabili di quell'eccidio, ma ha individuato una cosa più importante. Innanzitutto la matrice neofascista dell'Italicus, che in questo periodo Italicus, Italicus, stiamo attendendo, non lo so. Sono due cose. Ma la magistratura accetta una cosa più importante. La polvere pirica utilizzata per far saltare in aria quel treno